Che cosa cambia con questo protocollo? Beh, diciamo che mettiamo a sistema un percorso e un'esperienza di collaborazione che in questi anni ci ha portato a lavorare con maggior sinergia. Quindi guardiamo al futuro non più in modo estemporaneo, ma con degli impegni reciproci sulla formazione, sulla messa in sicurezza e in prevenzione dei percorsi di formazione dei nostri operatori, non solo, e con una sinergia con i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia locale, che guarda a una prevenzione sempre più capace di intervenire in maniera solerte. La tempistica non è casuale, oggi è un giorno di emergenza, si può parlare appunto di emergenza incendi, rifiuti? Beh, diciamo che avevamo immaginato che fosse un giorno di calma in cui pianificare il futuro, ovviamente le emergenze accadono quando meno te lo aspetti e quindi oggi ci siamo trovati nel pieno anche del mettere a sistema quello che stiamo appunto portando in firma.